Cecilia, 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 prendi la grafica tedesca. E apri la pagina 15, ripeteremo la lezione di ieri. Ma non mi piace tedesco. Ho menzionato il mal di testa.
imperio, pensavo solo a questo e non alla lezione di tedesco, quando il dottore entrò. Io spero tu non sia disattenta. Ho paura di sì. È strano che temesse la fortuna di esser di Miss Pris, l'allievo preferito, penderei dalle sue labbra. Io parlo per metafora, la metafora è tratta dalle api, ma toglierò il disturbo e Egeria è la sua lieva prediletta. Tratta dagli autori pagani. Ne spero vedervi entrambe stasera al vespro. Mio caro dottore, per fare un giretto con voi, un lieve male pesta ed un giro in gioia, Miss Breeze, possiamo arrivar fino alla scuola e ritornare. Sarebbe delizioso. Cecilia, studierai l'economia politica in mia assenza. Corri di economia politica. Working è arrivato alla stazione, ha portato il bagaglio con sé. Dottor Franco Working è qui a di Albany West, di Jackie fratello. Mi dicesti che The Jack era in città? Sì, signorina, sembrava piuttosto deluso. Gli dissi che voi eravate nel giardino, ma egli vorrebbe parlare a voi sol per un momento. Io, signor Franco, vorrei di venire. Non ho mai incontrato un vero scapestrato finora. Sono molto impaurita. Ho tanta paura che sia come un uomo qualunque. Proprio così. Siete la piccola Cecilia, di certo. Siete vittima d'un errore. Non sono piccola. Difatti, credo d'essere più alta del solito per la metà. Ma son vostra cugina. Voi lo dice la carta. Dice che siete il fratello cugino Franco. Lo scapestrato Franco. Oh, io non son scapestrato davvero, Cecilia. Se non è così, allora mi incontraste tutti quanti. Senza dire il primo scuolo. Oh, son stato piuttosto sventato. Son felice da dirlo. Difatti, io sono stato piuttosto cattivo nel mio piccolo. Non dovresti poi esserne tanto fiero, per quanto del mio sei stato piacevole.
piacevole essere qui con voi. Non posso capire perché voi siete qui. Lo zio Jim torna solo il lunedì del pomeriggio. È una grande illusione. Sono costretto a partire quel primo treno lunedì. Credo che dovreste aspettare l'arrivo di zio Jim. Io sono vivo e parlo. Questo mondo è buono abbastanza per me. Scuola.
morto. Morto. Molto triste in ver, eravate con lui alla fine. No, è morto, l'espero a parigi, difatti. Vorrete certo qualche allusione a questa tragica sventura che vi ha colpito? Domenico! Il mio sermone sulla mamma si presta a tutte le occasioni, l'ho pronunziato per feste nazionali, per battesimi, comunioni, per giorni di digiuno e per banchetti. Ah, per l'appunto, menzionate il battesimo, mi par, dottor Cesper, io suppongo che voi sappiate battezzare. Avete forse qualche bambino per cui ciò vi interessa? Non si tratta d'un bambino, dottore. Il fatto è che vorrei esser battezzato io stesso, se non avete di meglio da fare. Ma certo, signor Wharton, non foste già battezzato. Io non ricordo nulla di tutto questo, ma certo non so se pensate che io sia un po' troppo vecchio adesso. Niente affatto, l'aspersione e perfino l'immersione degli adulti è pratica del tutto canonica. A che ora vorreste compiere la cerimonia? Va bene, alle 5. Benissimo, benissimo. E ora, caro signore, toglierò il disturbo. Non voglio includermi a lungo nella casa del dolore. Vorrei soltanto pregarvi di non esser schiacciato dal dolore. Ma che ci sembra una pena, risulta spesso una fortuna. E questa mi pare evidente, è un'autentica fortuna. Per
questo pomeriggio. Io non credo allo stato attuale che esso avrebbe vantaggio pratico per nessun di noi due, dottor Jasubal. Son dolente d'udir frasi simili da voi, signor Martin. Se il vostro stato d'animo è piuttosto secolare, io torno alla mia chiesa. Il sagrestano mi ha informato che già da un'ora e mezza Bisprez mi ha aspettato nella sagrestia. Bisprez! Lo dico forse, la minore Bisprez! Sì, Lady Bracknell, ed io mi avvio ad incontrarla. Prego! Lasciate che un istante vi trattengo. E se una femmina che dire così mi aspetta e l'onda la mente la educatrice è la più buona tra tutte le signore. Ed il ritratto della nostra perfetta. E dicendo la stessa donna, posso chiedere che posizione essa occupa in casa vostra? Io sono celibe, signora. Miss Brille di Recknell è stata per 3 anni Miss Cardio la governante e l'ottima compagna. Malgrado quanto divide deve vederla subito, la si faccia chiamare. S'avvicina, viene già. Detto che voi stavate aspettando in sacrestia, io l'ho aspettato in quel locale per 1 ora e 3 quarti. Pris, vieni qui, Pris. Pris, dov'è il bambino? Ventisette anni fa, Pris, lasciaste casa mia, numero 104, Upper Grosvenor Street, guidando una carrozzina che conteneva un bimbo, un maschietto. Giammai non capisti, qualche giorno dopo, attraverso le investigazioni della polizia metropolitana, da carrozzino fu creduto che tutti sola e abbandonata in un angolo della borsa. Conteneva l'autografo d'un romanzo in 3 volumi, sole terribile tante sentimentalità. Ma il bambino non c'era. Pris, dov'è il bambino? Lady Bracknell, mi vergogno di dire che non lo so. Vorrei sapere. Semplice verità. Al mattino del giorno che menzionaste, un giorno che per sempre è scolpito nella mia memoria,
Risposta. Mi sembra la mia. Sì, qui nella serratura sono le iniziali. Avevo dimenticato che in un momento di follia le avevo incise qui. La borsa senz'altro è mia, io son felice di vederle inaspettatamente restituita a me. Miss Free, qualcosa di più mi ha reso che questa borsa. Ero il bambino che mi deponeste. Sì, madre. Signor Worthing, c'è qualche errore? Questa signora può dirvi chi siete in realtà? Lady Bracknell, non per sembrare indiscreto, ma vorreste gentilmente mostrarmi chi sono io? Io temo assai che le nuove che ho da darvi non vi piaceranno troppo. Voi siete figlio di mia sorella, Mrs. Moncrief, e quindi... D'Algernon, il fratello! D'Algernon fratello? Ha un fratello dopo tutto! Sapevo che era vero! Ho sempre detto che era vero! Cecilia, potevi dubitare che avessi un fratello? Dottor Cesubel, lo sciagurato mio fratello, Miss Priest, lo sciagurato mio fratello. Algi, mascalzoncello, dovrai trattarmi con più rispetto in futuro. Non ti sei comportato come un fratello in vita tua. Benno fino ad oggi, amico, lo ammetto, ma feci del mio meglio pur mancando di pratica. Mio bello! Qual è il tuo primo nome, ora che sei diventato un altro?
santo cielo, avevo dimenticato questo punto. Meglio dunque chiarir la questione al più presto. Zia Augusta, un momento. Al tempo in cui mi sprì, mi lasciò nella valigia, ero stato già battezzato. Ogni lusso che potevano offrirti, compreso il battesimo, ti è stato prodigato dagli amorosi genitori. Allor fui battezzato, queste deciso, ma qual nome mi fu dato, lasciatemi sapere il peggio. Essendo il figlio maggiore, tu fosti battezzato col nome di tuo padre. Sì, ma qual era il nome di mio padre? Non posso sul momento ricordarmi il primo nome del generale, ma non ho alcun dubbio che l'avesse. Il suo nome figura negli annali militari di quel tempo, suppongo. Non ho alcun dubbio che il suo nome apparirà in qualsiasi annale dell'esercito. Ho qui gli annali degli ultimi 40 anni. M generali, Mallo, Max, Megli, che orrendi nomi in me, Macbi, Mitbi, Mox, Mongri, generale nel 69, i suoi nomi Franco Gio. T'ho sempre detto, Guendalina, che il mio nome era Franco, non è vero? Bene, e Franco dopo tutto, si intende naturalmente Franco. Franco, oh mio Franco! Sentì fin da principio che non potevi avere un altro nome. Guendalina, è una cosa terribile per un uomo di constatare a un tratto che per tutta la vita non ha detto che la verità. Puoi perdonarmi? Lo posso, poi mi sento che presto cambierai. Mia cara, Letizia, Federico, Alfred, Cecilia, Alfred, Guendalina, alla fine. Mi sembra stiate dando segni di trivialità. Al contrario, zia Augusta, al contrario, zia Augusta, ho realizzato la prima volta l'importanza di essere franco. L'importanza di essere franco. La prima volta di essere franco.
l'importanza di essere pronto, l'importanza di essere pronto. La prima volta, la prima volta, la prima volta, la prima volta, la prima volta. Avete ascoltato L'importanza di chiamarsi Ernesto, opera da camera in tre atti per otto cantanti, due pianoforti e percussioni, dalla commedia omonima di Oscar Wilde, musica di Mario Castelnuovo Tedesco. Personaggi e interpreti: John Worthing Jack, Albino Misciano, tenore; Algernon Moncrief, Florindo Andreolli, tenore; Cecily Cardew, Mariella Adani, soprano; Gwendalina Fairfax, Edda Vincenzi, soprano; Lady Bracknell, Laura Zanini, contralto; Miss Prism, Stefania Malagù, mezzo soprano; Reverendo Canon Chasbol, Mario Chiappi, basso.